15 secondi la partenza della medal dei Nacra. Vittorio Pissarro, Silvia Sicuri sono terzultimi al pin, eccoli qua, Ita 200, li vedete spuntare. Ecco che vengono lanciati i catamarani. Francese Besson, partenza, c'è un OCS, probabilmente lo spagnolo Iker Martinez, probabilmente con Martinez, anzi anche il francese che è il leader della classifica, eccolo qua che sta girando. Quindi buona partenza per Vittorio Pissarro e Silvia Sicuri, che stanno andando profondi. Vittorio Pissarro e Silvia Sicuri hanno girato primissimi questa medal race, dietro di loro Iker Martinez, che però potrebbe essere OCS. Poi vediamo qui Darren Bandock, Frank Hamas e via via tutti gli altri. Eccoli qua, Vittorio Pissarro e Silvia Sicuri, che hanno girato primi anche al cancello di poppa, netto il vantaggio su Iker Martinez. Ecco qua il distacco. C'è un cambio di percorso per salto di vento. Il direttore tecnico della squadra nazionale della Federazione Italiana Vela, Michele Marchesini. Mancano un paio di minuti all'arrivo della medal race di Vittorio Pissarro e Silvia Sicuri. Gran risultato, stanno vincendo la medal. Questi ragazzi stanno andando veramente bene, Michele. Sì, una notevole conferma. Adesso stanno vincendo la medal, anche se in questo momento è stato un rimescolamento, probabilmente da quello che vedo che finiranno nelle prime 5 posizioni comunque. Sono già matematicamente argento, in quanto abbiamo visto ci sono due OCS. Beh, dobbiamo dire che c'è un percorso di crescita netto, stanno tracciando una linea ascendente dal punto di vista delle prestazioni e dei risultati notevoli, perché oro a Miami e argento a Palma è la maniera iniziale, ideale per iniziare una stagione cruciale come questa. Ecco, le barche stanno tagliando, avevi ragione tu, c'è stato un po' di rimescolamento, finiranno intorno alla quinta posizione, ma non cambia molto, insomma. Taglia adesso Billy Besson, che lo vediamo con i bips gialli, e poi penso Iker Martinez. Sì, come dicevamo poc'anzi, è una classe dove c'è un livello molto elevato. Di Saro Sicuri hanno sfruttato un vantaggio iniziale notevole che dà dovuto proprio alla loro competenza specifica sul catamarano, l'abbiamo capitalizzato, abbiamo lavorato duramente e continuiamo. Perfetto, senti, rapidamente un bilancio del Sofia. In meta è stata Flavia Tartaglini, che ha concluso sesta se non andiamo errati. Giulia Conti non ce l'ha fatta. Un tuo bilancio personale su questa spedizione a Palma? Sì, beh, come sempre possiamo guardare il bicchiere mezzo vuoto o il bicchiere mezzo pieno. In realtà abbiamo avuto delle notevoli conferme sia dal Nacra che dalla tavola femminile. Giulia Conti rientrava da un duplice infortunio, da un duplice intervento dovuto a un infortunio, quindi non ci si aspettava più di tanto. Ecco qua, intanto dietro di te ci sono Vittorio. Bravi ragazzi, bravi! Abbiamo avuto grandi conferme anche in altre classi relativamente al livello che abbiamo. La regata di Mattia Camboni è sicuramente una grande conferma per il valore che ha il ragazzo, così come Joyce Floridia si è confermata. C'è tanto da lavorare, lo sappiamo. Un podio qui e due medal race comunque sono ancora qualcosa di positivo che portiamo a casa. Tra 15 giorni c'è IER, andiamo sempre fiduciosi, a testa alta e con tanta voglia di lavorare e di divertirci. Qualcosa di buono ci sembra di vedere anche nei laser, insomma, forse manca l'acuto, però abbiamo tanti ragazzi nei primi 25. Sì, 30, c'è solidità, diciamo. c'è solidità, c'è una profondità di valore nella flotta, cerchiamo di sfruttarla, i ragazzi lavorano bene assieme, questo lavoro di squadra che nel laser si sta concretizzando fortemente paga e siamo molto felici.